l'atteggiamento, diciamo, dei giocatori del Brescia fin dall'inizio, e si è visto subito, diciamo, con i due interventi di Mareco al secondo minuto del primo tempo e al quinto minuto del primo tempo, l'atteggiamento di questi giocatori era un atteggiamento, ed è stato subito un atteggiamento, fortissimamente intimidatorio. Noi abbiamo saputo da un nostro giocatore che ha parlato con Mareco che Mareco prima della partita ha detto a questo nostro giocatore: oggi, appena vado in campo, immediatamente faccio male a Bianchi, picchio Bianchi, cosa che ha puntualmente rispettato, è stato assolutamente di parola, perché al secondo minuto ha fatto un fallo durissimo sul giocatore che è rimasto a terra mezzo tramortito, e al quinto minuto ha ripetuto il fallo. Tra l'altro, nel primo fallo fatto, al secondo minuto, c'era non soltanto rigore ma anche espulsione, ed era un fallo che, ve lo giuro, me lo ha riferito Petrachi, a cui l'ha detto un giocatore. Tra l'altro, noi abbiamo anche avvertito immediatamente il quarto uomo, eccetera, di questa cosa che avevamo saputo, di questa cosa che Mareco ha detto al nostro giocatore. Quindi Mareco si è presentato, è sceso in campo, è andato in campo prima della partita, prima di andare a cambiarsi, eccetera. Ha visto un nostro giocatore, gli ha detto: oggi faccio male a Bianchi, mi sta sulle palle, gli faccio male subito. Petrachi l'ha saputo, ha avvertito il quarto uomo, e poi dopodiché, evidentemente, questo era importante dirlo, perché una cosa del genere è gravissima in una finale playoff dove dovrebbe esserci il trionfo del calcio, della sportività e anche dell'agonismo, ma non certamente l'agonismo con la premeditazione, l'intimidazione per fare male ai giocatori. Questa è veramente la cosa peggiore, quando poi questa cosa non era una minaccia vuota buttata lì, ma era una minaccia che si è puntualmente verificata e realizzata nei primi 5 minuti. Poi Mareco è stato ammonito e quindi si è, diciamo, calmato, si fa per dire, perché ha avuto ancora tempo di dirne altre di cotte e di crude al nostro Scaglia: so dove abiti, ti brucio la casa, e cose di questo genere. Cioè, questo è il livello dell'intimidazione che c'è stata da parte di questo giocatore Mareco, ma non soltanto da parte sua, perché ce n'erano anche molti altri, ma di questo in particolare io ho avuto notizia da Petrachi e dai giocatori, veramente è qualcosa di bruttissimo. Dopodiché, nello specifico, Mareco ha fatto fallo da rigore al secondo minuto, dando una gomitata a Bianchi, che poi dall'occhio sinistro non ci vedeva bene, abbia messo gocce, eccetera, eccetera, ma ha avuto l'occhio praticamente molto annebbiato per tutta la partita. Gli ha dato una seconda gomitata, un pugno in faccia sul labbro che sanguinava tutto, no? E questo è quello che Mareco ha fatto di partenza. Quindi l'intimidazione che è stata fatta da parte sua, da parte di altri giocatori, il portiere, da parte di Bega, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è la cosa, secondo me, che veramente è bruttissima, che tra l'altro, devo dire, è, come dire, si sta concretando in un comportamento del Brescia che è veramente incredibile. Non sappiamo ancora, perlomeno non sapevamo ancora fino a poco fa, quando comincerà la vendita dei biglietti per il settore degli ospiti. Quello che va fatto oggi è anche quello di segnalare un comportamento intimidatorio che, se i bresciani hanno avuto a Torino, mi immagino a Brescia. Quindi, voglio dire, questo certamente è la cosa che io voglio segnalare in maniera assolutamente inequivocabile. Comunque Bianchi non ha mai detto la parola, la bestemmia, ma ha detto invece zio cane. Non è che possiamo mettere il tappo in bocca a Gigi Maifredi. Allora, c'è una televisione che ha fatto vedere delle immagini dove peraltro si vede chiarissimamente che Bianchi non bestemmia. Gigi Maifredi, sarà lui a avere le sue responsabilità in quanto alla sua sportività, che non esiste, e quindi sarà lui a avere le sue responsabilità. Non possiamo tappare la bocca a Gigi Maifredi, perché non la tappiamo a nessuno. Noi reagiremo, come giusto, nelle sedi opportune con gli avvocati, e otterremo quello che è giusto.